Parlare della religione tra virgolette, e dovevo usare queste virgolette perché volevo parlare in un senso anomalo rispetto appunto a proprio come dicevo a questa tradizione interpretativa, perché per me la religione non è un fatto né semplicemente confessionale, cioè di adesione confessionale alla dogmatica cristiana, evidentemente questione che per Leopardi si pone solo fino a un certo periodo della sua vita, diciamo 1816 più o meno, e dopo già è molto diverso, insomma. Diciamo 1816, poi spiegherò casomai perché dico 1816, e neanche nel senso semplicemente del rifiuto del religioso da una prospettiva, diciamo così, del laicismo ottocentesco, che è uno dei modi, per conto mio, per i quali è passata l'accoglienza di Leopardi nella cultura italiana tramite una serie di malintesi. Dico fin d'ora, così un po' sorprendo le carte, che per me i malintesi su Leopardi sono durati e si sono sviluppati anche nel corso del Novecento. La questione, per esempio, per usare una formula novecentesca di grande fortuna, ancora diciamo, nell'ambiente scolastico, universitario, per esempio del pessimismo storico di Leopardi, del pessimismo cosmico, due formulette, per me è uno dei modi per cui il malinteso intorno a Leopardi si è protratto, perché è evidente che il pessimismo era esattamente ciò che già i primi lettori, i liberali toscani, Gino Capponi, Niccolò Tommaseo, l'ambiente di Viesse e anche altri, diciamo, esterni, anche di coloro che erano meno legati, insomma, ma partecipavano comunque, diciamo così, al momento, diciamo, di accusare, usavano contro Leopardi, no? Accusando appunto di misantropia, di avere una visione cupa della vita, cioè non intendendo come stavano realmente le questioni, insomma, non intendendo, diciamo, perché si trattava di una speculazione che andava molto al di là, che toccava, diciamo, i fondamenti della civiltà italiana, della civiltà europea e della civiltà d'Occidente, insomma. E quello che mi interessa, e che interessa chiunque, insomma, guardando tutto questo, insomma, è che il giovane creatore di Leopardi, siamo nel 1824, cioè nella piena maturità del pensiero di Leopardi, non è un dio malvagio, è un dio casomai impotente. È un dio impotente, insomma, è un dio che non può fino in fondo, insomma, essere padrone del manifestato, cioè di ciò che egli stesso ha creato. Perché? Ecco lì c'è la grande questione. Perché di sopra di lui c'è un potere inconoscibile dagli uomini, al di là del linguaggio e del pensiero, che viene chiamato da Leopardi tradizionalmente ordine dei fatti, e cioè l'ordo fatorum della tradizione classica, che poi viene in un certo senso divulgata nel mondo antico tramite lo stoicismo, essenzialmente lo stoicismo, insomma. Cos'è questo ordine dei fatti? Naturalmente l'ordine dei fatti ha a che fare con la necessità, al di sopra
Giove c'è una necessità. Voi sapete che la necessità è la prima parola della filosofia occidentale. La necessità balena già nella famosa sentenza di Anassimandro, insomma, sugli esseri che devono pagare il fio secondo l'ordine del tempo. No, ecco, è grande, diciamo così, è l'avatar, insomma, come volete dire, non so, insomma, è la parola magica, è l'entità indefinibile che tutto governa, sulla quale non si può assolutamente, no? Che in un certo senso tutta la filosofia, compresi i grandi, insomma, no? Ci ha sempre insegnato così ad accettare, inchinarsi, insomma, tutto un insegnamento socratico, ma non solo Socrate, ma i filosofi medievali, ma Spinoza, ma la filosofia classica tedesca ci chiede di inchinarci dinanzi alla necessità, no, le idee sovrastanti, no, tutto, le idee generali, insomma, inchinarci, no? Cioè, in effetti è così, insomma, la necessità è qualcosa. Leopardi ne fa una ipostasi, ma ne fa una ipostasi maligna. Questo è il punto che mi interessa. Ne fa un'ipostasi, capite, maligna. Cioè, mentre tutti, fino, diciamo così, agli ultimi divulgatori, non c'è libertà senza amore della necessità, dixit Massimo Cacciari nel Labirinto filosofico, ultimo suo libro appena uscito per Adelphi, no? Cioè tutti ci invitano, Leopardi ne fa una ipostasi maligna, non solo, ma ne fa un qualche cosa che in realtà è fuori della portata degli uomini, fuori del linguaggio e fuori del pensiero, e che sovrasta gli stessi dei, e che sovrasta lo stesso Dio, ne fa un oltre Dio in voi. Ed è una cosa straordinaria che i nostri due, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto anche qui se permettete brevissimamente, i nostri due massimi scrittori, no? Cioè Leopardi e Manzoni vivono poi la loro vita a partire dal loro mutamento, insomma, no? Con questo altro io, così come Manzoni sarà sempre, no? Il libero pensatore convertito, Galbraith lo chiama poi beffardamente libertino Pio, il libertino Pio di Cesare Galbraith, no? E così Leopardi dovrà convivere per tutta la vita con l'ombra, insomma, del figlio di famiglia rispettoso della religione di famiglia. Nel 1800, faccio semplicemente un piccolissimo esempio, nel 1826, Bologna, i giorni in cui Leopardi scrive tutto è male, non c'è altro che male, che poi sono un commento per molti aspetti, non si dice quasi mai, ma oso dirlo qui davanti a voi, è un commento in fondo proprio al testo del Genesi, cioè il momento della conoscenza degli uomini tramite il peccato originale, insomma, cioè il momento in cui gli uomini appunto, no, mangiano i frutti della conoscenza del bene e del male, quindi conoscono la morte. Da quel momento il loro sapere diventa male, poiché essi non erano nati per il sapere, erano nati per vivere intorno all'albero della vita, ma non per il sapere. Quindi da quando Leopardi dice tutto è male, non c'è altro che il male, non è il pessimismo come dicono i grandi capite, quelli che ti prendono fischi per fiaschi, non c'entra nulla, c'entra il fatto che, voglio dire, c'è un vizio della conoscenza così prospettato proprio dai primissimi miti, dei primi fondamenti della civiltà umana, insomma, un vizio della conoscenza, per cui dire tutto è male in un certo senso è coerente, perché tutto ciò è viziato, tutto ciò che è viziato innanzitutto dalla consapevolezza della mortalità stessa, conoscenza della morte. Quando per esempio gli muore il fratello,
ed è a Pisa. Siamo nell'aprile 1928, insomma, siamo intorno a Pasqua, l'aprile 1928, insomma. Ed è naturalmente Luigi, 24 anni, un ragazzo che si dichiara in modo delizioso, insomma, nelle poche righe che vengono conservate di lui, vengono conservate in lettere di Carlo di Paolina, dice: scusa, mi posso dire poco, tu sai che sono analfabeta, siete voi gli intelligenti, io purtroppo, già è adorabile immediatamente, insomma. Il ragazzo si ammala perché dopo aver giocato a palla, cioè il gioco della palla al muro, quello che poi ricordato Leopardi nella canzone Vincitore nel pallone, no? E perché è un po' uno scalmanato, ama le ragazze, delizioso, delizioso Luigi. Quindi voi capite, specialmente per un uomo anche della battuta di Leopardi, non c'è niente di più bello, insomma, il giovane che vive di sport e d'amore. Invece di studiare dalla caccia alle ragazze, niente, un uomo intelligente, un poeta, cosa deve rimane immediatamente così, insomma. Quindi è naturale che il dolore diventi formidabile, insomma, il dolore della perdita di un fratello così, insomma. E cosa scrive al padre in una bellissima consolatoria? Dice che si è accostato ai Santissimi Sacramenti con le intenzioni che lei sa. Oh, incredibile che dica così, 1828, incredibile. Noi sappiamo che dalle dichiarazioni di quella Teresa Lucignani, che era la ragazzetta di 16 anni di cui si parla, no? In Canteo, di cui si parla a un certo punto senza nominarla, anche nello Zibaldone, no? che era la ragazzetta, le nipote, insomma, della l'affittuaria dell'appartamentino di Leopardi in via della Fagiola a Pisa, che lei lo dice in un'intervista molto tarda, insomma, quando è in un ospizio, insomma, quasi a 90 anni, sono intervistata da uno scrittore giornalista, insomma, che Leopardi si faceva notare perché non andava mai regolarmente a messa, voi sapete naturalmente, entrare nelle chiese. Quindi sarebbe una grande infrazione per lui rispetto a queste sue abitudini, essere entrato in una chiesa. Però la cosa conta di per sé, sia che non ci sia andato, ma l'abbia detto, sia che egli abbia compiuto un gesto di, io lo chiamo di iperfilosofia, cioè un gesto di un inchino del poeta che sta di sopra del filosofo. Per Leopardi è sempre così, perché all'ultimo grado vi è la poesia, che dalla stessa filosofia ci libera e disinganna, così dice stupendamente, l'ultimo grado del sapere, la conoscenza, insomma, proprio dell'intelletto è la poesia, che dalla stessa filosofia ci libera e disinganna, i filosofi vengono dopo, il gradino più basso. Avrebbe compiuto in questo senso un gesto di, appunto, di iperfilosofia, quindi poetico, proprio così, inchinandosi alle illusioni.